Perugia! La 16ª giornata del campionato giovanissimi provinciali fascia B mette di fronte nuova Tor Tre Teste e Roma in un match di grande fascino. I padroni di casa di mister Mastro Pietro scendono in campo con Brunetti tra i pali, Colì, Attilia, Palumbo, Belardinelli in difesa, Mari, Toselli e Febi a centrocampo, Selle alle spalle di Troiani e Mocanu. Rispondono i giallorossi di mister Giovannini con Poverini tra i pali, Diaby, Evangelisti, Di Corato e Petrucci in difesa, Di Bartolo, Bruno, Spila a centrocampo, Ferrante, Modugno e Arioli in attacco. Il primo squillo è dei padroni di casa con Mocanu, che sfiora il palo con un destro velenoso. Al primo affondo i giallorossi colpiscono, è il minuto 8 quando Diaby crossa dalla sinistra, Ferrante raccoglie una corta respinta della difesa e inzacca il pallone del vantaggio romanista. 1-0, al minuto 8 sblocca il risultato Ferrante. La risposta della Tor Tre Teste giunge al 15esimo, Mocanu impegna così Poverini in due tempi. La risposta del portiere giallorosso. Non passa nemmeno un giro di lancette che la Roma raddoppia. Ferrante raccoglie un pallone al vertice sinistro dell'area, cross al centro per l'inserimento di testa di Petrucci. Pallone tocca la traversa e poi entra. Ed è il gol del 2-0 per la Roma. A segno il terzino Petrucci. La Roma sembra in pieno controllo del match, ma la contesa si riapre improvvisamente al minuto 33. Di Corato non si intende con Poverini. Il retropassaggio del capitano giallorosso termina in rete. La Roma è scossa e capitola nuovamente poco prima dell'intervallo. Mari, destro dal limite dell'area, pallone che tocca il palo ed entra. Pareggio della nuova Tor Tre Teste con capitan Mari, che poi va ad esultare con tutta la squadra, sradicando la bandierina, imitando un certo Antonio Cassano in un famosissimo Roma-Juventus 4-0. Prima dell'intervallo il risultato recita Tor Tre Teste 2, Roma 2. L'equilibrio continua nella ripresa, Mari ruba un bel pallone, entra in area dalla destra, cross al centro per Febi, che raccoglie un pallone al limite dell'area, prova il destro, pallone sul fondo. Per la Roma ci prova il numero 8 Di Bartolo, che calcia così, da ottima posizione, pallone alto. Al minuto 17 poi Rocchetti, crossa dalla sinistra, colpo di testa di Palazzino, troppo debole. Un minuto più tardi rossoblu hanno un'ottima chance, scacco vince un rimpallo, dribbling vincente in aria, riesce a saltare due uomini, poi con il destro sul primo palo, facile preda di Poverini. La capolista torna in vantaggio al minuto 20, Rocchetti agisce sull'out di sinistra, il suo tiro cross prende una traiettoria strana e termina in rete non lasciando scampo a Brunetti. La Roma va sul 3-2 con il terzino Rocchetti. I giallorossi chiudono avanti, al 23esimo ci prova Modugno ma senza fortuna. Alla mezz'ora invece è Ferrante che viene servito in campo aperto dalla sinistra, incrocia il diagonale, fuori non di molto. L'ultima emozione arriva allo scadere con Evangelisti, che impegna in due tempi l'estremo difensore di casa. Finisce così al Candiano una bellissima ed emozionante partita. La spuntano i giallorossi che battono la Tor Tre Teste 3-2.